Amiche e amici telespettatori, buonasera, eccoci a Polifemo, ultima puntata per questa stagione, poi riprenderemo a settembre, una puntata particolarmente ricca quella di stasera e come al solito la formula vincente, problematiche regionali e problematiche comunali, beh, terranno banco anche stasera, perché poi d'altronde regione e comune non sono due rette parallele, ma sono rette che si intersecano e come anche spesso sulla pelle dei cittadini contribuenti. Andiamo a salutare gli ospiti, alcuni sono ritardatari, lì tireremo loro le orecchie. Un grazie all'avvocato Davide Nistri, assessore alle società partecipate, a chi più Città Vecchia, trasporti, chi più ne ha più che più ne ha. Siamo in attesa di Aldo Condemi, consigliere comunale di Taranto del PDL. Una new entry per Polifemo, Michele Mazzarano, consigliere regionale, grazie per la sua presenza. E tra qualche minuto arriverà anche Uccio Curto, il senator Uccio Curto, che ricordiamolo è consigliere regionale dell'UDC. Un saluto a Greta. Greta, ci lasci momentaneamente, certo, per queste vacanze estive, ma il contatto diretto con il pubblico, con gli amici di Polifemo rimarrà sempre vivo anche nella calura estiva. Assolutamente sì, Luigi, infatti approfitto adesso in apertura, perché poi le segnalazioni sono così tante e incalzanti, credo non avrei più tempo, per ringraziare tutti gli amici che sempre sono così solerti nel lasciare le loro segnalazioni su Facebook, via SMS, ai numeri di telefono. Grazie per l'affetto che ci hanno dimostrato nel corso degli anni e anche in questa nuova edizione. Ricordiamo comunque, entrando nel vivo, quelli che sono i numeri per partecipare alla nostra trasmissione: lo 099 45 094 55 per il privato, 099 452 5468 per la diretta, gli SMS al 339 240 4240, e poi la bacheca di Facebook è aperta alle vostre segnalazioni. Come al solito, come tradizione di Polifemo, c'è anche la nostra tribunetta, tanti giovani che apporteranno idee, formuleranno domande ai presenti. Insomma, questo è un esempio e un modello, mi permetto di dire, di trasmissione interattiva tra chi amministra la cosa pubblica e chi appunto è governato. E allora, partiamo in attesa di Curto dal consigliere regionale Mazzarano. Allora, Mazzarano, alcune scelte della regione Puglia, dell'amministrazione Vendola, sono state percepite anche a gente di sinistra come un po' impopolari. Si è tagliato parecchio, soprattutto in termini di ticket, è saltata l'esenzione per coloro i quali hanno anche un reddito superiore, il reddito annuo superiore agli 8.000 e qualcosa euro. Insomma, tante scelte, ecco, dicevo, poco di sinistra per alcuni, pur fatte da un presidente di estrema sinistra. E poi cosa replica chi dice che Vendola penserebbe più alle proprie mire verso Palazzo Chigi piuttosto che alla gestione della realtà pugliese? Ma io credo innanzitutto che su questa vicenda della sanità bisogna dire che ci sono nelle scelte dell'ultimo anno luci ed ombre. L'ombra principale credo sia fondamentalmente legata alla scelta necessitata per certi versi di dover razionalizzare la spesa partendo dalla chiusura e dalla disattivazione di moltissimi posti letto. Noi abbiamo avuto l'incombenza di dover corrispondere ad un piano di rientro imposto dal governo nazionale e per aggiudicarsi la Puglia 500 milioni di quota aggiuntiva, così come previsto nella finanziaria del 2010, siamo stati costretti a presentare un piano che parte dal taglio di quelle che sono le spese certe. E le spese certe in sanità sono fondamentalmente, purtroppo devo dire, le spese che riguardano la ospedalizzazione, perché si sa quanto costa un posto letto e quindi si sa quanto si risparmia se lo si taglia.
Io, come credo voi sappiate, come molti osservatori sanno, ho criticato anche aspramente questa scelta, perché penso che la sanità è un capitolo talmente vasto della vita pubblica di una regione che ci sarebbero state, ci potevano essere sicuramente tanti altri punti attacco per risparmiare e razionalizzare. Anche perché quella che viene definita la ospedalizzazione inappropriata spesso è il ricorso del cittadino fragile, semplice, la scorciatoia che il cittadino ha per impattare le tante disfunzioni del sistema sanitario. Noi introducemmo, per quel che riguarda i ticket, la possibilità di estendere l'esenzione ai cittadini senza lavoro, e il governo nazionale, in modo particolare il ministro Fitto, ci disse che noi non avevamo la possibilità come regione, trattandosi un capitolo di stretta attinenza dello Stato, non avevamo la possibilità di introdurre questo allargamento della platea. Per cui il ministro Fitto, attraverso una nota dell'Avvocatura dello Stato, ci ha detto che noi dovevamo assolutamente rinunciare a questa esenzione. Paradosso dei paradossi, nello scorso Consiglio regionale il PDL ha presentato un emendamento che di fatto reintroduce questo tipo di esenzione, che è passato con il voto segreto, è passato perché sicuramente alcuni esponenti della maggioranza hanno votato a favore di quell'emendamento. Su questa vicenda io sono perché si faccia chiarezza, diciamo, sulle responsabilità. Io penso che il centro-sinistra, in un'epoca assolutamente normale come è stata la fase precedente, è stato molto molto sensibile verso il tema dei ticket e il tema delle esenzioni. Il centro-sinistra ha abolito il ticket nel 2005. È chiaro che adesso noi siamo in una fase completamente diversa. Ecco, una finestra proprio rapidissima anche sulla scelta dei direttori generali, no? E questa è politica sanitaria, più che sanità politica. E, insomma, sono state mischiate le carte, spostato Tizio e Sempronio da Bari a Lecce, da Lecce a... Però, gira e volta, gli uomini sono sempre quelli. Cioè, invertendo l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia. Io penso che non sia proprio così, perché c'è solo un direttore generale uscente che è stato confermato, che è il dottor Colasanto, che è stato direttore generale dell'ASL di Taranto e che è stato nominato direttore generale dell'ASL di Bari. Poi c'è Scattaglia, che è salito di grado da direttore sanitario a direttore però generale. Però credo che sostanzialmente, di fronte alla richiesta che in modo particolare il PD, ma non solo il PD, ha fatto su una necessaria discontinuità, credo che, diciamo, senza togliere tutto quello che c'era, ma trovando una sintesi possibile, noi adesso abbiamo un quadro di sostanziale rinnovamento. Ok, nella seconda, nelle altre domande che formuleremo, è ricca e lunga la puntata, poi dicevo ritorneremo su questo ruolo Vendola e poi ci sarà da capire anche i rapporti tra il PD e l'area Vendola. Bisogna vedere fino a che punto Blasi digerisce certe scelte dei Vendolas Boys. E allora è il momento di Uccio Curto, ci ha raggiunto da pochi minuti, così come ci ha raggiunto negli studi l'avvocato Aldo Condemi, che salutiamo entrambi. E allora, Curto, parlavamo di politica, di scelte sanitarie in seno alla Regione Puglia e insomma l'UDC è in una posizione di terzietà, diciamo, da buoni centristi. Insomma, luci e ombre, ombre e luci, cosa emerge da queste scelte
Marcate Vendola. Beh, emerge quello che hai detto tu poco fa. Sono chiaramente marcate Vendola. Marcate Vendola vuol dire marcate politicamente. Dire marcate politicamente vuol dire che la politica non è uscita dalla sanità, ma ci sta non con un piede, ma con tutti e due i piedi. Il che vuol dire che non è vero che siamo di fronte ad un rinnovamento. È vero che c'è un rinnovamento di nomi abbastanza corposo. Non c'è un rinnovamento di sostanza. Il manuale Cencelli governa? No, forse il manuale Cencelli. Il PD sta scalpitando e credo che sia molto nervoso, perché se fosse stato utilizzato il manuale Cencelli probabilmente il PD sarebbe stato tenuto in considerazione diversa, mentre anche lo stesso Partito Democratico oggi lecca un pochettino le proprie ferite. La verità vera è che non si sono capiti quali possono essere stati i criteri rispetto ai quali sono state fatte queste scelte da parte del Presidente della Regione. Lo dico in maniera molto chiara, perché se è vero che sono tutti bravi, e probabilmente sono tutti bravi sotto questo profilo, perché sono usciti fuori da una selezione abbastanza impegnativa, sarebbe stato opportuno dire se c'è una gradatoria o meno rispetto alla competenza e alla professionalità. Se c'era una gradatoria, allora bisognava utilizzare solamente quella, dicendolo con grande chiarezza e con grande franchezza. Se invece non c'era una gradatoria, c'era una scelta politica, bisognava capire sin dall'inizio su quali presupposti si determinavano quelle scelte politiche. E noi notiamo in questo frangente una serie di contraddizioni importanti, perché notiamo che il Presidente della Giunta regionale, il Presidente Vendola, a parole e in teoria dice di voler stare lontano dalla gestione del potere. Di fatto ci sta dentro con tutte e due le mani, con tutti e due i piedi, e a noi sotto certi aspetti fa piacere. Ecco, Curto. Perché fa piacere? Per un motivo semplicissimo. Quando sono accadute le ultime cose, anche su Taranto, ma più complessivamente in tutta la Puglia, Vendola si è tirato fuori e non ha inteso assumersi nessuna responsabilità. D'oggi in avanti le responsabilità se le assume in toto. E non si assume solamente le responsabilità politiche, per così dire, soggettive. Deve assumersi anche le responsabilità oggettive. Cioè, se qualche cazzata, mi si faccia passare il termine, va a fare qualche nuovo direttore generale, e non potrà più dire il Presidente della Giunta regionale che lui non c'entra niente, che le responsabilità anche di natura penale eventualmente saranno personali. Io spero ovviamente che questo non accada, ma se dovesse accadere ci saranno responsabilità penali, amministrative, civili, da parte di alcuni, ma ci saranno responsabilità politiche da parte di chi poi l'ha designato. Poi si prepari la risposta, ma non ne ha bisogno, perché lei è un politico abile di razza. Qualcuno ha detto che in talune circostanze l'UDC ha fatto da stampella a Vendola. Ma noi le stampelle le utilizziamo per romperle in testa ai cretini che dicono fregnacci di questo genere. No, sulle cose più importanti abbiamo votato contro la Giunta Vendola. Ci sono stati dei momenti di responsabilità, come il piano di rientro, in cui abbiamo votato a favore assumendoci una grossa responsabilità politica, ma perché volevamo evitare che 500 milioni di euro prendessero altre vie che non quelle della Regione Puglia. Noi non apparteniamo alla schiera degli irresponsabili. Peraltro lo stesso atteggiamento che teniamo in Puglia lo teniamo, o l'abbiamo tenuto per un certo periodo anche a Roma, quando si è pensato che da parte del Governo nazionale si potessero instaurare dei provvedimenti positivi per tutto il Paese, e noi non abbiamo esitato un attimo a dire che c'era disponibilità. Ok, e allora ora facciamo un salto al Comune, dalla Regione al Comune. E Aldo Condemi, intanto consigliere comunale di Taranto, del PDL. Aldo Condemi, intanto un quadro sulla situazione al Comune di Taranto, un bilancio ovviamente per sommi capi di questi primi 4 anni, a un anno appunto dalla fine, dalla cessazione del mandato di Ezio Stefano. E poi vorremmo approfondire anche un po' la questione Soget, perché abbiamo visto ultimamente in questi giorni capannelli di dipendenti Soget preoccupati per circa l'assegnazione
del servizio di riscossione alla Soget. La Soget, l'assenza della Soget poi implica tutta una serie di situazioni, perché abbiamo visto anche da parte di altre società dei ricorsi avverso la Soget per presunta carenza di requisiti morali, ma c'è di più. Per esempio, ho tra le mie mani un atto di costituzione di parte civile da parte appunto del Comune di Taranto nei confronti di vari soggetti, tra i quali appunto la Soget. E infatti si legge: le ragioni che giustificano la presente costituzione sono individuabili nella volontà della parte civile di contribuire alla dimostrazione che gli imputati effettivamente commisero i fatti oggetto delle imputazioni e che dalla loro condotta siano derivati gravi danni al Comune di Taranto. Tra i reati contestati vi sono ipotesi di abuso d'ufficio, truffa, corruzione, peculato e quant'altro. Insomma, ecco, un primo interrogativo sorge spontaneo, ma è conciliabile, è una domanda che pongo nella mia ignoranza, e si pongono la stessa domanda tanti cittadini, un soggetto che partecipa ad una gara in presenza di queste situazioni. Quantomeno ci sarebbe una situazione conflittuale se un servizio viene assegnato a, se dovesse essere assegnata a una società, e poi quella società ha un contenzioso con il comune. Insomma, per la domanda dove c'è implicita la risposta, hai detto già tutto. È una domanda. Ma soprattutto per la documentazione. Non è di che colore è il cavallo. Soprattutto per la documentazione, che forse nemmeno la dico, cioè come l'hai acquisita, vabbè, segreti professionali. In effetti chi ha un contenzioso, seppur minimo, con la pubblica amministrazione, non può, per legge ma anche per buonsenso, se non vogliamo richiamare la legge che è rigida in questo senso, non può partecipare alle gare pubbliche, perché viene messo in discussione il rapporto di fiducia tra l'ente pubblico e quindi l'azienda che partecipa a un servizio, a gestire un servizio pubblico. Nel caso specifico parliamo di un'azienda per la riscossione dei tributi, parliamo di un atto di costituzione di parte civile che, anche se ancora non vi è certezza della colpevolezza, comunque il fatto stesso che il civico ente, il Comune di Taranto, si sia costituito sta a significare che ha dei dubbi su questa società che sta partecipando. Quindi non avrebbe avuto nemmeno questo, il requisito essenziale, quello della fiducia della pubblica amministrazione, per partecipare. Però ha partecipato, si stanno approfondendo queste situazioni, noi dell'opposizione lo abbiamo contestato. Quando dico noi dell'opposizione mi riferisco noi del PDL, lo abbiamo contestato. E riteniamo che non possa essere aggiudicata questa gara alla Soget. Però è opportuno che i tempi si accelerino, per fare chiarezza. È opportuno che i tempi si accelerino. È vero che ci sono, se non erro, 25 dipendenti. Circa. 25 dipendenti circa che protestano, più che protestano, che evidenziano la possibilità che loro possano perdere il posto di lavoro. Poi c'è anche qualche politico che sembra aver sposato al 100% con anima e corpo la causa della Soget. Anche questo dovrebbe avere un significato retrostante, recondito, perché insomma interessarsi di giovani che rischiano di perdere il posto di lavoro mi sembra una cosa doverosa. E andare oltre può significare quello, significa qualcosa che però al momento forse non riusciamo ancora a recepire. Questi giovani, o che qualche intelligente, e a Taranto ringraziando Dio ci sono,
recepisce. Certo, certo. Questo è un problema che sta affrontando, questo dei giovani che rischiano la disoccupazione, sta affrontando il sindaco Stefano in prima persona. Lui ritiene, anche se ritiene, lo dice pubblicamente, che la politica non deve occuparsi di queste cose. Non è vero, la politica deve occuparsi di queste cose. La politica deve interessarsi affinché la disoccupazione, che è un problema collettivo a Taranto, generalizzato, la disoccupazione possa diminuire. E che cosa deve fare la politica? La politica deve fare quello che tocca fare un politico, ossia interpretare, avere la capacità di interpretare quelle che sono le esigenze di una popolazione, parliamo del comune, ma possiamo estenderlo alla regione, alla provincia, alla nazione, interpretare queste esigenze e intraprendere quelle azioni che possano eliminare il problema. Nel caso specifico, la politica dovrebbe creare tutti i presupposti affinché l'imprenditore possa lavorare e creare occupazione. Favorire l'imprenditoria significa eliminare e ridurre il problema della disoccupazione. Ok, prima di andare da Davide Nistri, un salto da Greta, le linee telefoniche sono roventi, ma anche Facebook non scherza. Allora, prima di entrare nel vivo delle segnalazioni, volevo rivolgere personalmente una domanda al senatore Curto, in quanto leggevo proprio oggi sui quotidiani, notizia fresca, che il 4 luglio sarà convocata l'Assemblea, la Commissione di Sanità, per discutere la situazione degli stabilizzanti del settore di sanità, e si leggeva appunto che il senatore ha premuto affinché questa riunione avvenisse in tempi brevi, proprio perché si parlava appunto di giovani e di disoccupazione. Per quanto riguarda invece le segnalazioni che arrivano da casa, ce n'è una di una signora di 79 anni, invalida, che diceva che ha visto susseguirsi varie amministrazioni, ma che la situazione comunque degli ammalati a Taranto, che poi non dispongono di una florida situazione economica, non è cambiata negli anni. E poi ci sono degli amici di Teleperformance che volevano appunto che si analizzasse un po' la situazione, in quanto oggi pare si siano riuniti a Roma per definire un po' le caratteristiche dei licenziamenti. Ok, e allora poi andremo in tribunetta. Intanto, Davide Nistri, qualche sua precisazione, considerazione in merito a questa vicenda Soget e soprattutto l'esigenza di definire, di valutare questi requisiti ed emettere un verdetto, qualunque esso sia, sia per non tenere col fiato sospeso giustamente i dipendenti, che ricordiamolo non sono solo quelli della Soget, ma anche di altra società interessata all'appalto. E poi ancora con riferimento proprio all'attività dell'amministrazione comunale di Taranto, ecco, si è detto molte idee, molti progetti, però dice l'opposizione progetti molte volte come dire campati in aria, che rimangono nei desiderata e che in 4 anni non hanno avuto una loro concretizzazione. Per esempio, si diceva la città vecchia, solo dopo 4 anni si pone l'attenzione a dare una svolta alla realtà dell'isola? Beh, dopo 4 anni, diciamo che forse per la prima volta nella storia della città vecchia, dopo il piano Blandino, è la prima volta che seriamente un'amministrazione comunale si occupa della città vecchia. I progetti li facevano le giunte passate, quelli che rimanevano invece. Il famoso piano Boigas, non so se tu Luigi te lo ricordi, no? L'architetto, quando allora il sindaco di Taranto disse faremo della nostra Taranto la nuova Barcellona. Però non è mai venuto a Taranto. Ma non lo so, però sicuramente sarà stato pagato e pagato bene per il suo progetto, questo è certo. Io rispetto a quello che diceva prima il consigliere Condemi, io dico che il sindaco di Taranto non ha mai detto che la politica non si deve occupare dell'occupazione dei nostri giovani, anzi. Il sindaco ha sempre contestato il fatto che la politica invece deve stare fuori dalle assunzioni, quelle clientelari che molto spesso purtroppo avvengono. Noi nel nostro insediamento abbiamo, credo, ricollocato sul mondo del lavoro circa 400 lavoratori che venivano fuori dal bacino del dissesto. Abbiamo comunque cercato di mantenere un minimo, come dire, di reddito per tutte queste famiglie.
stiamo parlando di ex Prignano, ex Padovano, ex, tutte quelle ditte che, come dire, a causa di dissesto, chi più chi meno, hanno dovuto comunque licenziare, cioè coloro che avevano gli indotti, appalti con i comuni di Taranto. Abbiamo cercato da subito di dare delle risposte a questi cittadini, tanto è vero che sono 5 anni che il ponte girevole di Taranto non viene mai occupato. Ci sarà un motivo, probabilmente perché c'è una grande capacità d'ascolto da parte di questa amministrazione. Però ci sono i disoccupati organizzati sotto Palazzo di Città. Vabbè, quelli siamo affezionati. Cioè, e nel senso che ormai stanno e i Cobas sono politicamente vicini a voi, no? No. Beh, insomma, ognuno fa sempre delle... sinistra, no? No, sono autonomi e mantengono la loro autonomia e noi ci teniamo che la mantengono, insomma. No, per quanto attiene a questa gara, io trovo non molto piacevole parlare di una gara che attualmente è ancora in corso. No, senza entrare nel merito, dico... Io ritengo semplicemente che il Comune ha fatto una gara che non si faceva da non so da quanto tempo, che riguarda sia l'accertamento che la riscossione, quindi questo presumo che potrà portare un forte risparmio anche per le casse comunali, presumo. Siamo in attesa della conclusione di quando questa. Pensa che partorirà, assolutamente nascerà la creatura, non si può. Certamente è stata una gara, credo, abbastanza complessa, perché mettere insieme sia l'accertamento sia la discussione, e credo che sia stata una gara non semplice. Però questo aspetto però che abbiamo evidenziato non si può entrare nel merito, no? Non si può entrare nel merito di una gara che ancora oggi è in corso, che deve avere sì, no, per carità. Poi chi vince, chi perde, ognuno farà il ricorso al TAR, farà le denunce, faranno tutto quello che giuridicamente si può fare, però ritengo che non si possa discutere di una gara. Viste, come vanno i rapporti stato... col PD? I rapporti con il PD vanno in maniera, scivolano in maniera assolutamente corretta. E con Pelillo? L'area Pelillo? No, noi parliamo col PD ovviamente . Che... è il nostro partito, come dire, che con noi governa la città di Taranto e... credo che partiremo con un confronto con tutti i partiti che oggi sostengono il sindaco Stefano. Ministro, pensa che il PD appoggerà la ricandidatura di Ezio Stefano? Ma io penso di sì, il sindaco Stefano è candidato per le prossime elezioni. Ritiene, però di qualcuno riteniamo... si è autocandidato? No, il Movimento Civico che lo sostiene gli ha chiesto di candidarsi, perché non era scontato, perché poi alla fine il sindaco si è prestato a risanare la città di Taranto e restituire la dignità alla città e ai cittadini di Taranto, questo è il suo impegno. Quindi noi su questo abbiamo chiesto di ricandidarsi, perché riteniamo che dopo 4 anni, quindi 5 anni, fra un anno, di tanta sofferenza, per pagare 1.200 milioni di euro di debiti, con quello che ancora dovremmo prima fare prima erano 900, ora sono diventate 1.200. Beh, pare che i certificati siano 600. Ho sentito 5. No, il calcolo è molto, molto quanto semplice. È la cifra oggi anche precisa. Consigliere La Ruccia credo che ci faceva i complimenti comunque per aver pagato 1.000, no? Poi approfondiremo. Quindi anche il bilancio consuntivo l'abbiamo approvato sabato scorso con grande soddisfazione da parte del sindaco e dell'intera giunta. Noi riteniamo che quella delibera ci porterà via dal dissesto entro il 31 dicembre di quest'anno, perché stanziamo questi 45 milioni di euro per la OSL, alla OSL poi andranno ulteriori somme che deriveranno dalla vendita della società farmaceutica che è ancora rimasta in piedi, dalla transazione che faremo con l'ILVA per... Mi fermo qui. Ma tanto è un fiume in piena, ma tanto dovremmo parlare di municipalizzate. Non fare questa possibile transazione di città vecchia stessa. Io direi di fare un salto in tribunetta. Ecco, microfoniamo i nostri amici. Chi è il primo interlocutore? Allora, giovane. Sì. Come ti chiami? Allora, un cordiale saluto a quanti seguono Polifemo questa sera. Io sono Gianmarco Sansolino, direttore di Studio 24 Taranto. Ecco, come mai? Sentiamo questi giovani, perché è bello vedere noi giovani che si avvicinano alla politica. Spesso si dice, ma solo gli anziani, solo chi ha i capelli bianchi segue le trasmissioni politiche. Invece non è così, ed è un fatto positivo che i giovani, che sono le colonne del nostro futuro, partecipino a questi argomenti. Ecco, tu segui Polifemo, segui anche la politica, cosa ti aspetti, come giudichi un po' la nostra vita qui a Taranto sotto l'aspetto politico, senza entrare nelle beghe partitiche, ma dico come vivi questa realtà, vorresti di più, chiedi di più a chi ci amministra?
Beh, è evidente che al di là di colori e partiti ci siano molti problemi in questa città. Io recentemente leggevo su un giornale che entro il 2012 probabilmente usciremo dal dissesto. E al di là di questo, del dissesto o non dissesto di questa città macchiata dall'inquinamento, io ho potuto constatare con piacere che, oltre a me che sono interessato alla politica... Quanti anni hai? 15 anni. Hai visto? Una new entry. Chissà che non sia un... magari tra tanti anni, un futuro amministratore di Taranto. Te lo auguriamo, chissà. Prego. La ringrazio. Dicevo, oltre a me, ho avuto il piacere di conoscere altre persone, altri miei coetanei, più grandi, più piccoli, non importa, comunque coetanei adolescenti interessati alla politica e che hanno interesse di intervenire a poter interloquire con i qui presenti questa sera con altre persone. Per cui io colgo l'occasione per complimentarmi con Polifemo, con te Luigi e con Greta. Grazie. Per aver portato avanti questa trasmissione che dà la possibilità che, oltre ad essere interessante per le tematiche quanto mai attuali e interessanti che vengono portate alla luce, anche per il fatto che sia la possibilità al territorio, ai cittadini, grandi e piccoli, attraverso il telefono e anche attraverso il web, quindi anche ai più giovani internauti, di interagire con la trasmissione e con i presenti in sala. Quindi complimenti. Beh, grazie. Sì, portaci. Sarà un futuro conduttore di Polifemo. Ma... ottimo anche. Speriamo tra tanti anni. Allora, battute a parte, no, fa piacere veramente vedere tanti, ecco, un giovane, un ragazzo che si avvicina, è un motivo anche di speranza per Taranto. Alto salto in tribunetta. Ciao Luigi. Ecco, il nostro amico, il collega conduttore della trasmissione Radioattivi. E allora, cosa ci dici, Domenico? Sì, io vorrei fare due domande. Sì. La prima al consigliere regionale Mazzarano. Mi è capitato la settimana scorsa di andare a Roma e mi ha colpito un manifesto che campeggia davanti alla stazione Termini. Questo manifesto è della Puglia 20, quindi pubblicità per insomma estiva, insomma per delle iniziative culturali qui in Puglia. Scorrendo le varie iniziative culturali ci si accorge che in realtà sono presenti tutte le province della Puglia, Lecce in particolar modo, ma anche Bari e Foggia, manca Taranto. In realtà Taranto l'unica iniziativa pubblicizzata è il Festival della Valle d'Itria, che è un festival che, diciamo, va da sé, insomma, è un festival che sono decine di anni che attira turisti. Quindi la mia domanda è... dal punto di vista delle iniziative culturali e della politica culturale, la Regione che idea ha di Taranto? Cosa vuole investire su Taranto? La seconda domanda invece... Segnateveli, perché poi ci sarà il re d'erazione. Si pretende risposta. Un'altra domanda invece attiene all'assessore Nistri. L'assessore la delega alle municipalizzate, quindi AMIU, AMAT e Trasporti. Sicuramente, leggendo anche i bilanci dell'AMIU in particolar modo, ci si accorge come sia l'AMIU un'azienda in difficoltà. Sono 3 anni, se non sbaglio, che risulta, insomma, un bilancio negativo, quindi delle perdite. In particolar modo i cittadini delle periferie sono in qualche modo, non sono molto soddisfatti dei servizi di AMIU e AMAT. Sicuramente anche il problema di Taranto attiene anche all'estensione della città, perché è una città molto estesa, si estende quindi dal Talsano Lama San Vito sino quasi a Statte, esattamente. Ecco, la mia domanda è: se questi sono i problemi e l'estensione della città è un problema rilevante per la copertura dei servizi, quale senso ha concedere l'ulteriore possibilità di edificare attraverso la variante Salinella ulteriori 5.000 case, quindi l'ulteriore necessità di garantire servizi sufficienti a questi cittadini che andranno ad abitare in queste case, in questo territorio? Ok, grazie. Allora time out, perché ora c'è la pubblicità. Al rientro riprenderemo il giro e quindi i nostri amici ospiti risponderanno agli amici della tribunetta. Tra poco pubblicità. E allora rieccoci in studio. E allora, diciamo, direi di procedere in questo modo. Intanto facciamo un salto da Greta per tenere sempre vivo il contatto con i cittadini e poi vi parleremo di una vicenda particolare.
i fatti di casa nostra, per così dire. Infatti c'era la signora Anna che diceva, sulla linea anche delle parole che sono state dette precedentemente, che non si può valutare l'operato del sindaco Stefano, bisognerebbe dargli ancora una possibilità, quindi dargli ancora tempo, perché la sedia che ha trovato era abbastanza scomoda e la situazione non era delle migliori. Intanto dobbiamo dare notizia di quanto è accaduto quest'oggi relativamente all'emittente televisiva locale Studio 100. Prendiamo atto di un comunicato stampa della Guardia di Finanza intitolato appunto Operazione della Guardia di Finanza, disposto il sequestro preventivo penale per circa 900.000 euro nei confronti di una nota emittente televisiva locale che nella fattispecie è appunto Studio 100. Militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Taranto, nell'alveo di una più ampia attività svolta a tutela delle finanze pubbliche, hanno sviluppato una lunga e complessa di attività di indagine nei confronti di alcune emittenti televisive locali beneficiarie di contributi pubblici per il sostegno dell'informazione previsti dall'articolo 45 della legge numero 448 del 98 erogati tramite il Corecom Puglia. La società titolare della rete televisiva Studio 100, ossia la GET, nel chiedere i contributi relativi agli anni 2005 e 2006, aveva reso false dichiarazioni in ordine al numero di dipendenti addetti ad attività televisiva in senso stretto, incrementando in maniera artificiosa, dice la Guardia di Finanza, il parametro dipendenti e quindi ottenendo così un maggior ed immeritato punteggio. Le complesse attività investigative hanno infatti accertato che i dipendenti impiegati in attività televisiva, uno dei due elementi da valutare ai fini dell'erogazione del contributo, non erano 31 come esposto nelle domande di contribuzione di questi. Infatti 12 non hanno affatto svolto attività prettamente televisiva, in quanto occupati quasi tutti esclusivamente nella rilevazione e censimento della cartellonistica pubblicitaria sulle strade provinciali di Taranto, altra attività svolta dalla società proprietaria della rete televisiva. Le risultanze investigative sono state partecipate e condivise dalla Procura della Repubblica di Taranto, che ha richiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l'emissione di un decreto di sequestro preventivo fino alla concorrenza della complessiva somma di euro 887.071,96 di quote societarie, conti correnti, depositi bancari comunque denominati, beni mobili ed immobili della società di capitali proprietaria di studio, della nota emittente televisiva Studio 100, quale ingiusto profitto derivato dalle indebite percezioni di contributi erogati dal 2006 al 2007. E segue il comunicato. Ora, abbiamo voluto dare notizia di questo perché su molti organi di stampa si è parlato in generale, organi di informazione hanno parlato di emittenti, allora era giusto precisare che è una situazione attinente e pertinente Studio 100. E poi ancora un'altra situazione, doveva esserci intorno alle 19 presso lo studio di un avvocato, noto penalista tarantino, una conferenza stampa nella quale appunto la società editrice di Studio 100 avrebbe fatto le sue precisazioni in merito. Mi pare, non siamo stati coinvolti nella vicenda, non siamo stati neppure invitati. Dalle notizie pervenutemi dalla redazione pare che comunque l'incontro, la conferenza sia saltata, e in ogni caso sarebbe stato opportuno anche invitare questa emittente Blue Star TV, non certamente per una questione di rivalità, tutt'altro, ma per fare informazione, perché avremmo voluto, in seguito al comunicato della Guardia di Finanza, anche sentire l'altra parte, e questo avrebbe avuto il significato di permettere ad altri soggetti gravitanti nel pianeta informazioni di fare informazioni. Al di là del fatto che non si è tenuta più la conferenza, noi non siamo stati invitati. Va bene, questo era giusto una precisazione. Sì. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti quanti. Buonasera Sindaco, ci fa piacere sentirla. Sì, sì, anch'io saluto tutti quanti. Mi volevo complimentare innanzitutto con lei per aver invitato i giovani e favorito la loro partecipazione alla trasmissione. Poi veramente sono entusiasta del modo corretto dei giovani amici, come dicono le cose, per la loro preparazione e anche dell'analisi delle cause, delle cose che non vanno. Bravi, si vede che i giovani credono negli ideali, sono sinceri, non dicono bugie e falsità. Complimenti. Sindaco, andate avanti così. Sindaco, era ancora in linea? Sì, certo. Sì, questa è l'ultima puntata di Polifemo. Siccome lei è una persona simpatica ed anche imprevedibile, ci fa, nel senso più positivo del termine, ci farebbe piacere, se lei, compatibilmente con i suoi impegni, chiudere la puntata con almeno con qualche minuto della sua presenza in studio, se fosse possibile. Sono fuori Taranto. Ah, peccato. Buona vacanza a tutti quanti, noi continueremo a lavorare nella nostra città. Come vede, Sindaco, Polifemo cerca, al di là di qualche... di qualcuno che la pensa diversamente, noi cerchiamo di essere imparziali e dalla parte dei cittadini. Cioè, l'importante è quello, sarà dalla parte dei diritti dei cittadini. Siamo perfetto, perfettamente d'accordo. Grazie buona Sindaco, buon proseguimento a tutti. Buonasera e buone vacanze e buon lavoro, e buon lavoro per la nostra città. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Grazie. Beh, ci fa piacere, il bello della diretta, e la cosa mi fa ricordare quando anni or sono era ancora vivo il compianto Lello, il sindaco Stefano proprio venne personalmente in studio, ci fa piacere. E allora abbiamo precisato dunque questa vicenda, nessuna speculazione ci mancherebbe, massimo rispetto della legge e vale sempre il principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato. Noi abbiamo voluto evidenziare la cosa e avremmo voluto anche essere messi in condizioni di dare una informazione la più completa possibile. E allora riprendiamo il giro e ritorniamo alle vicende della regione. E allora dicevamo, Mazzarano, intanto la risposta all'amico che ci diceva in buona sostanza nella cartellonistica, nella pubblicizzazione degli eventi e delle varie della Puglia, solo la realtà di Taranto sembra non avere né manifestazioni né pubblicizzazioni, purtroppo, almeno stando a quello che si vede da alcuni eventi pubblicizzati a Roma. E poi dicevo il ruolo appunto dell'UDC anche in vista di eventuali accordi che comunque si dovranno tenere per le prossime scadenze elettorali, vedi le politiche. Ma per quanto riguarda la questione legata al ruolo che l'UDC sta svolgendo all'interno della Regione Puglia, all'interno del Consiglio regionale, io devo ribadire per l'ennesima volta la nostra posizione di opposizione responsabile, il che vuol dire che non nos sbraitiamo così automaticamente, acriticamente nei confronti della maggioranza che attualmente governa la Regione Puglia. Siamo attenti a verificare le cose eventualmente positive sulle quali possiamo garantire il nostro sostegno e quelle invece negative sulle quali dare segnali di forte opposizione. Devo dire con grande franchezza che al momento quelle negative prevalgono di gran lunga su quelle positive, sia perché il Presidente della Regione in questo momento mi pare sia completamente assente rispetto ai problemi della Puglia e dei pugliesi, sia perché per l'ennesima volta si stanno creando le condizioni per mettere le mani nelle tasche dei pugliesi senza aver fatto, dico, assolutamente nulla per cercare di evitare questo stato di cose. Faccio un esempio. L'amico e collega Mazzarano sa che sono stato il primo, nei primissimi mesi dell'insediamento del Consiglio regionale, a chiedere la istituzione di una commissione di indagine sugli sprechi del settore della sanità. Tutto questo non è avvenuto e pertanto ancora oggi si dilapidano risorse enormi che invece potrebbero essere recuperate per risolvere tanti problemi urgenti sempre presenti all'interno della sanità,
come quello a cui faceva riferimento poco fa anche, anche lei, quando parlava del problema della stabilizzazione del personale precario operante all'interno delle ASL, che non si tratta di personale con scarsa qualificazione, al contrario, si tratta di personale di altissima qualificazione senza il quale le strutture sanitarie non possono funzionare. O mi riferisco per esempio alla carenza di personale. Io capisco perfettamente che c'è, e qui mi riferisco ai ticket, no? E all'emendamento che è stato approvato in Consiglio regionale facendo arrabbiare molto l'assessore Tommaso Fiore. Io mi rendo perfettamente conto che quell'emendamento incide sul piano di rientro, ma per Bacco ci sono anche altre maniere per evitare che il piano di rientro debba necessariamente poggiare la propria credibilità sul fatto che debbano essere tartassate le categorie meno abbienti. C'è bisogno di recuperare il ruolo della sanità in maniera razionale, c'è bisogno di evitare gli sprechi, c'è bisogno di utilizzare meglio il personale, c'è bisogno di evitare le spese inutili, c'è bisogno di passare alla centralizzazione degli acquisti, un'altra proposta che ha fatto preoccupare molti. È evidente che spendono 100 milioni di euro in acquisti parcellizzati attraverso delle singole richieste, è evidente che il prezzo del prodotto è somma X. Se invece si dovessero centralizzare gli acquisti e creare le condizioni per aumentare considerevolmente le quantità, è evidente che il costo unitario del prodotto potrebbe subire una notevole decurtazione. E sulle cifre regionali, tenete presente che la sanità impegna l'87,34% del bilancio regionale, altro che risorse utili per non mandare a casa i precari, per stabilizzare coloro che dopo 3, 4, 5 anni di lavoro egregio svolto all'interno del sistema sanitario pugliese poi si ritrovano da un giorno all'altro senza posti di lavoro. Io vedo che Vendola su queste questioni è completamente assente, come sulla formazione professionale, dove noi non apparteniamo alla schiera di chi fa emendamenti demagogici che non servono assolutamente a nulla, anzi sfiorano sostanzialmente il codice penale, come quelli che ad un certo momento trasferiscono i crediti vantati dagli enti storici ai dipendenti. Ma com'è possibile? Quella si può definire una simulazione di negozio giuridico che crea le condizioni per la frode in danno agli altri creditori. Non è così che si risolve il problema della formazione professionale. Parliamo del piano di sviluppo della nostra regione. Parliamo delle altre proposte che noi abbiamo sostanzialmente fatto, che io personalmente ho fatto, quella dell'anagrafe degli impianti eolici e fotovoltaici, è tutto sostanzialmente fermo, non c'è una guida politica e lo dico come esponente politico dell'UDC, ma devo dire che anche all'interno della maggioranza, il partito di maggioranza relativo, vedo che soffre degli stessi problemi. Quindi o c'è un'inversione di tendenza, allora il messaggio politico che voglio lanciare questa sera, a pochi giorni dalla chiusura, dall'interruzione per le ferie dell'attività del Consiglio regionale, sostanzialmente è questo. Noi facciamo l'opposizione responsabile fino al 25 di luglio. Dopo il 25 di luglio, cioè la ripresa, o Vendola con la sua maggioranza si dà una mossa, e se no diventiamo opposizione, come dissi una volta, senza aggettivi. Ok, e allora Mazzarano, intanto la domanda che ha posto l'amico Cinquegrana sullo scarso rilievo, sulla scarsa pubblicizzazione delle attività della provincia ionica, ecco, incentrare l'attenzione, l'ho voluta fare a tutti e due i rappresentanti della regione, a Curto e a lei. E poi dicevo quello che l'interrogativo posto all'inizio, Vendola sembrerebbe pensare troppo alle vicende nazionali a Palazzo Chigi. In effetti tra il PD e i vendoliani, diciamocelo senza mezzi termini, una certa, non voglio dire frattura, ma un certo attrito, un certo diaframma c'è. Ma io innanzitutto vorrei dire su questa vicenda delle manifestazioni turistiche. Partiamo da una premessa che fa parte della mia consapevolezza. Noi di Taranto dobbiamo sempre combattere contro i carri armati, soprattutto nei 5 anni precedenti, in quest'ultima fase meno, ma nei 5 anni precedenti noi abbiamo assistito ad una
sistematica, ad un sistematico trasferimento di risorse non solo per il turismo, in modo particolare per Bari e per Lecce. Chi hanno avuto una maggiore capacità, e parla la classe dirigente locale, di fare, perdonatemi il termine, lobby, a prescindere dagli schieramenti, e a pretendere cose per il proprio territorio. Noi di Taranto abbiamo sofferto questa condizione, la soffriamo, e credo che bisognerebbe avere noi, come altri, la capacità di mettere al centro gli interessi del territorio. E quindi offuscare il più possibile, quando si tratta di difendere Taranto, la provincia ionica, le differenze di partito, di parte, di coalizione, opposizione o maggioranza che sia. E questo è un punto. Su questo punto voglio fare una postilla. Io sono uno di quelli che pensa che quando si discute, forse troppo a sproposito, questo è un esempio, del San Raffaele del Mediterraneo, al di là del merito, provo a dire una cosa. Perché non difendiamo con orgoglio e anche con un pizzico di spirito, diciamo, corporativo e provincialistico, il fatto che per la prima volta dopo tanti anni la Regione Puglia investe 120 milioni di euro di fondi per le aree sottoutilizzate, della cui quota già una metà è stata impegnata come anticipo del piano attuativo regionale del FAS nello scorso dicembre. Questo lo pongo come esempio per dire anche un'altra cosa. Spesso a Taranto, su questo punto, e stiamo parlando del punto più alto, di quello che dovrebbe venire al nostro territorio, abbiamo visto atteggiamenti che non sono coerenti con la difesa del proprio territorio. Mi fermo qui, perché non voglio entrare nel merito, è solo un esempio. Ecco, andiamo poi ai rapporti con i vendoliani. No, adesso però il tema del turismo lo voglio affrontare. Io non credo che sia stata tanto una scelta della regione a penalizzare le manifestazioni culturali e turistiche nella cartellonistica propria del territorio ionico. Io penso che noi abbiamo come territorio ionico un gap da recuperare su quel fronte. A differenza di altri territori della Puglia, Lecce in modo particolare, il Salento, Taranto, Bari in modo particolare, ma anche Foggia, noi non abbiamo avuto la capacità, ma questo anche per responsabilità delle amministrazioni locali, ad enfatizzare manifestazioni belle che comunque si fanno nel nostro territorio. Diciamo a saper vendere il nostro prodotto. A saper vendere il nostro prodotto. Noi continuiamo a pagare ancora troppo alto il prezzo dell'essere concepiti come la terra delle emergenze, la terra della diossina, la terra delle malattie tumorali, la terra dei problemi ambientali, la terra della crisi del siderurgico. Beh, è anche questa terra. Sì, ma non, questo può essere il vero impedimento che noi abbiamo. Quando noi rappresentiamo noi stessi, ci rappresentiamo sempre con il termine crisi. Crisi, quando in realtà questo territorio non può essere ancora solo legato all'acciaio, alla monocultura dell'acciaio, ma deve saper guardare all'intero arco territoriale per capire quanto dal punto di vista paesaggistico, quanto dal punto di vista delle tradizioni culturali, quanto dal punto di vista dei percorsi enogastronomici, questo territorio può offrire all'intero sistema pugliese. Questa riflessione credo che può essere fatta a livello regionale quando le classi dirigenti locali, i sindaci, la provincia, tutti siano nelle condizioni di capire qual è l'alta potenzialità che noi abbiamo. Quindi il tema del turismo io lo pongo anche in termini problematici per noi, per vendere meglio quello che facciamo e poi essere valorizzati.
magari ecco, l'aspetto più politico, più partitico. No, io posso dire, lei è la seconda volta che mi fa questo. Io non ho nessun problema. No, lo so, perfetto. No, ma sono i tempi televisivi, perché lei ha voluto approfondire più questo aspetto. Lo faremo, tanto ancora abbiamo per dare importanza alla domanda dei giovani. Ha fatto bene, ma anche per valorizzare. Ora c'è, prima di passare per saltus alle vicende comunali, c'è un momento, diciamo, tra il ludico e il gastronomico, mettiamola così. C'è il momento della pubblicità, gli amici della Fenice, il nostro sponsor, il nostro Nicola, direttore di sala della Fenice, che porta appunto le prelibatezze, abbiamo dei cocktail analcolici, e quindi Nicola, ricordiamolo che è un grande maestro di cocktail e non a caso ha partecipato vittoriosamente ad alcune gare che lo hanno visto protagonista a livello internazionale. Ecco, mostriamo inoltre le prelibatezze, i dolci della Fenice che servono a stemperare certi attriti, certe amarezze anche della vita e della politica. Vedete anche lo stile di Nicola, poche parole, anzi nessuna parola, ma molti fatti e molte le cornie. Bene, Nicola, grazie. Noi ce ne andiamo in vacanza, la Fenice non va in vacanza, con tutto il ben di Dio che offre, l'invito è doveroso, anche per partire la mattina pieni di energia, una ricchissima colazione a base di almeno 7-8 prodotti, al costo di 5 euro, più il giornale anche in omaggio. Beh, insomma, la Fenice è con i cittadini, come dovrebbe essere la politica a Taranto. Va bene, grazie Nicola. Ci possiamo, ecco, quindi questo momento è stato un momento, come dire, ludico, ma serve a questo. Prego, condemmi. Dico, mandi via Nicola, i bicchieri a chi li diamo? I bicchieri li poggiamo a terra, poi gli assistenti di studio provvederanno a spostarli. Bene, e allora, condemmi, può tranquillamente appoggiare. No, adesso lascio tutto. Ecco, può appoggiare il bicchiere. Ecco, ringraziamo di nuovo Nicola. E allora, condemmi, vogliamo ora riprendere il discorso sull'amministrazione comunale. Lei è stato anche assessore ai lavori pubblici e quindi conosce il funzionamento della macchina amministrativa, i tempi, come appunto condurre questa macchina. Cosa nota? Lei spesso si è esposto ovviamente negativamente da buona opposizione rispetto a un suo modo sano come concretizzazione degli intenti di fare politica. No, io non mi sono espresso come opposizione, mi sono espresso valutando la realtà dei fatti, perché devono essere sempre i fatti a dire se uno opera bene o uno opera male. Un esempio su tutti: quando si è insediata la vecchia amministrazione, ora superando dissesto, non dissesto, perché dovremmo dire se è vero il valore delle sentenze che stanno dichiarando l'inesistenza di quei comportamenti, però ormai ci siamo dilungati troppo su queste questioni, che anche se importanti, però non credo che siano... Altrimenti anche quando piove è colpa del dissenso, esatto, non istri. Sì, sì, infatti. O di Berlusconi. Beh no, forse... Normalmente il governo Lardo. Ecco, vabbè. Non è qualcuno del passato. Vabbè, se piove a Taranto, allora siete voi, governo. Se l'è cercata. Dove più? Comunque, volevo dire un esempio su tutti. Quando ci siamo insediati c'erano 23.000 pratiche di condono edilizio giacenti dall'85. Ne avevano evase 250 in 15 anni, 18 anni. Noi ne abbiamo evase, abbiamo rilasciato 12.000 concessioni in sanatoria, pari a 500 più o meno di media al mese, incamerando per il comune quasi 13 milioni di euro di oneri di urbanizzazione, ma soprattutto rendendo un servizio importante ai cittadini, perché un'abitazione senza condono edilizio
è come una persona che esiste in America, ma non è iscritta all'anagrafe dell'America, quindi è una persona inesistente. Bene, una villa, un'abitazione senza avere ottenuto il condono edilizio, la concessione in sanatoria, non esiste giuridicamente. Ne sono rimaste 9.000, arriviamo quindi all'operatività di questa amministrazione partendo dai fatti e non per principi di opposizione. Ne erano rimaste 9.000 e credo che in 4 anni ne abbiano fatte forse 5 di queste 9.000, completamente bloccata questo settore, dove con 9.000 pratiche ormai in consolidata prescrizione, e quindi ci sarebbe anche da valutare da parte della Corte dei Conti i mancati introiti per oneri di urbanizzazione, oblazioni, completamento dell'oblazione, pari a circa 10 milioni di euro, che loro non si curano, ma forse non sanno nemmeno, non voglio essere offensivo, ma ho il sospetto, visto che non se ne parla proprio, che non sanno nemmeno che ci siano queste pratiche da condonare. Poi io è ammirevole il comportamento dell'assessore Nistri, che difende questa amministrazione, benissimo. E però, assessore deve fare la difesa. Sì, ecco, ecco, però vorrei che ci fosse sempre la realtà ad essere il giudizio, a sostenere il giudizio di chi parla. Bene, la realtà qual è? Qualcuno mi sa dire un'opera importante, un'opera di cui Taranto ricorderà come è potuto essere il Mazzola, come è potuto essere l'avviamento del sovrappasso di Via Ancona, come è potuto essere tutto l'asfalto di Via d'Aquino, Via di Palma, i marciapiedi di Via Liguria, tutte queste cose importantissime. Qualcuno mi sa dire un'opera, qualcuno mi sa dire, se non proprio delle opere, io vi dico la verità, non le ho viste, la colmatura di qualche buca, non c'è altro, quindi parliamo di fatti. Qualcuno mi sa dire come procedura amministrativa, se sono state snellite le pratiche? Io vi posso dire che un vecchietto che ha coperto il balcone, la veranda, ha creato la famosa veranda, non gli volevano dare la sanatoria. Sono intervenuto per capire perché pretendevano che ci fosse l'autorizzazione allo scarico nel balcone. Cioè non è che dice l'appartamento, il palazzo, il balcone. Allora, lo snellimento delle procedure amministrative. Oggi a Taranto fare qualcosa è proprio impossibile. Avere un permesso per mettere un tavolino, un fatto di questi giorni, uno che produce le pizze non può mettere un tavolino se qualcuno vuole mangiare fuori, deve commercializzare. Casi, dobbiamo dire anche di abusivismo, quindi, selvaggio. Quindi qui, la conseguenza, attenzione, è che non sempre l'abusivismo è una responsabilità di chi lo compie, può essere una disperazione di chi lo compie, quindi valutiamole con molta attenzione. Quindi io non conosco, okay, non vi posso dire di un'opera, volevo un attimo dire. Cosa c'è invece che è stato fatto con grande celerità? Ad esempio, è stato trasformato, mi ha dato l'occasione di parlarne il consigliere Mazzarano, è stato trasformato in occasione della delibera del San Raffaele 250 ettari, moltiplichiamo per 10.000, forse vengono 25 milioni di metri quadri, di terreno agricolo della Fintecna in terreno edificabile, come dire, da 50 centesimi a 20 euro minimo al metro quadro. Questo per il momento in quella delibera è un fatto amministrativamente eseguito, certo, quindi si può già passare all'operatività di un progetto. Il San Raffaele, auguriamoci tutti quanti che possa essere realizzato, vediamo, aspettiamolo con fiducia. Poi Taranto, ci piangiamo noi stessi, ma perché c'è solo da piangere? Nel momento in cui, credimi, nel momento in cui viene accertato dalla procura con sentenza definitiva,
perché l'Ilva emette 21.300 tonnellate all'anno di solo dai parchi minerali, di polveri ferrose, dividiamo 21.350 per i giorni dell'anno, cioè per 365, ci sono 58 tonnellate al giorno di queste polveri che cadono sui tamburi, sulle strade. Le strade le puliamo, ma quando vengono inalate dalle persone, quando cadono nel mare e non può essere pulito agevolmente, bene, non si pubblicizza Taranto, perché Taranto, fino a quando ci sono queste situazioni, che cosa deve pubblicizzare? Tu ci verresti in ferie a Taranto? A Massafra io sì, tu a Taranto credo proprio di no. Ok, e allora, siccome mancano alcuni minuti alla pubblicità e siccome voglio che Nistri possa rispondere in maniera completa, anche perché avremo dei Nistri, avremo dei compitini per le vacanze da dare. Noi non abbiamo vacanze. No, vabbè, io allora, per questi mesi. Assemblee regionali che si chiudono, vabbè, parlamenti che hanno quattro anni, che siete in vacanza. Il sindaco di Taranto. Nistri, non... Condemi dice che siete qua da quattro anni in vacanza. No, Condemi sta in vacanza lui perché in Consiglio Comunale non si vede da quattro anni. Non c'è nulla da fare. Allora, è vero, allora, quante volte sei venuto in Consiglio Comunale? Aldo? L'ultima volta l'abbiamo visto nel 2008, tre anni fa. Permettimi un attimo, rispondiamo anche a Nistri. Allora, per Nistri venire in consiglio comunale. No, ma era perché non ti vedevamo, pensavamo che stavi alle Bahamas. Non devi pensare nulla di me, tu devi pensare alla tua inutilità come assessore. Ma io mi preoccupo quando non ti vedo. Tu devi pensare alla tua inutilità come assessore. Io non ti vedo, mi preoccupo. Quindi adesso, quindi, per favore, fammi finire di parlare. Allora, state peggio che in vacanza, in dannosa inoperatività. Quindi è peggio della vacanza, almeno le vacanze non fanno danni a nessuno. Comunque lo siete molto mancanze. Allora, la mancanza del Consiglio Comunale, c'è solo con queste persone da perdere tempo, credimi. Lui, se mi fai così, i cittadini che mi hanno votato, ad esempio, mentre loro così gironzolano, quando hanno venduto per 15 milioni di euro, cioè 400 euro al metro quadro, Piazza Immacolata, Corso Umberto, Via Margherita, Viale Virgilio, la migliore proprietà a 400, mentre loro dormicchiavano, il sottoscritto che non perde il tempo in stai zitto voi, noi di sesto parliamo delle cose serie, parliamo, ma sei rimasto 5 noi anni e noi, ma per favore stai zitto, ma sei rimasto 5 anni e fatti bene i conti del dissesto di 1212 quante è una bufola di Tarantini di per favore, che tu non sai nemmeno che significa dissesto, ma figurati, sì, te lo garantisco, te lo chiedo, non lo saprei in Italia. Allora, abbiamo una tana, non te l'avete fatto voi, mica l'abbiamo fatto noi. Scusa, l'avete fatto sempre. Come l'abbiamo fatto noi? State zitti. Cambia tutto. Allora, da solo, sostituendomi all'inerzia del comune, ho ottenuto una sentenza di nullità del contratto notarile. Questo significa che tutta questa proprietà. Che voi avete fatto? Mamma mia, sembra i vicini delle elementari. Ma no, se ti fa piacere, l'abbiamo fatto noi. Però la vendita l'ha fatto Blonda. Ma dille, cittadini, che il Blonda è nostro. Il commissario Brevettizio l'ha fatto lui. Ma il commissario Brevettizio, cosa c'entra con noi? Stiamo parlando del comune. Tu sei assessore del comune e c'è la continuità. Dille, Blonda con noi. Commissario Brevettizio, cosa c'entra? Sai cos'è un commissario Brevettizio? Sto parlando di me, non sto parlando di voi. Quindi c'è stata, scusate questa cosa. C'è la pubblicità, purtroppo, capisce gli obblighi. Sì, però insomma, capisco pure che se dobbiamo dare una risposta deve essere compiuta, se veniamo qui a fare gli attori, lasciamo perdere, non parliamo proprio. Scusate. Allora, ho fatto annullare da solo il contratto notarile, restituiti, adesso arriviamo all'inerzia, restituita questa proprietà pagata 15 milioni di euro a 400 euro al metro quadro. Pieno centro vale almeno 5 volte tanto, moltiplicare 15 milioni per 5 significa circa 90 milioni di euro che avrebbero dovuto incassare oggi in proprietà di nuovo del comune. Chiediamo all'assessore Nistri che cosa stanno facendo. Lo sa almeno che cosa stanno facendo dopo che va in consiglio comunale? Lo sai? Io invece lavoro come avvocato e sono più informato di te. Non state facendo niente, vi ho dato 90 milioni di euro da recuperare. Che state facendo? Rispondi.
possiamo rispondere poi dopo in maniera complessa, così, ecco. Perché nessuno ha fatto una domanda, c'era soltanto un'affermazione che lui non viene in consiglio comunale, ma non era una domanda. Comprendete anche le esigenze pubblicità. Allora, prima di andare in pubblicità, un salto da Greta. Poi sì, allora, c'è una segnalazione da parte di Mimmo Lardiello che dice: il turismo in provincia di Taranto ha bisogno di risorse, c'è necessità di gente con l'entusiasmo di fare impresa e di provvedimenti degli enti, regione in testa, che servano ad incentivare gli insediamenti produttivi di stampo turistico. Invece, come sempre, solo parole, zero titoli. Salutiamo come poi Mourinho. Infatti, era quello il riferimento. Poi c'è Andrea Basile che appunto ci dice che è necessario l'introduzione di giovani nella politica. La signora Anna De Michele che si complimenta con la trasmissione. Ok, pubblicità. Rieccoci in studio dopo il break pubblicitario. Allora, intanto abbiamo della pubblicità verbale da parte di Greta. Sì, allora la pubblicità di questa sera, come al solito, l'immancabile Golden Money, azienda nel settore dell'acquisto dell'oro usato, vi aspetta con la più alta quotazione del mercato nelle sedi di Via Cagliari 10, angolo Via Cesare Battisti a Taranto, e a Castellaneta in Via Roma 108. Solo per i telespettatori di Polifemo, un immediato omaggio ed una quotazione a premio aggiuntiva al grammo. E allora, un salto in tribunetta per la domanda dell'amico, come ti chiami? Sì, buonasera, io sono Simone Ponzone, uno studente di giurisprudenza iscritto all'associazione studentesca Link. Gli ospiti vorrei sapere un po' la situazione universitaria a Taranto, un tema che a seconda un po' della convenienza emerge e poi si eclissa. Soprattutto vorrei sapere l'affare della caserma Rossa Roll. La situazione si sa da circa 2 anni, si dice che è pronta, però non si sa perché non ci si trasferisce mai. E soprattutto perché è una sede degna di essere chiamata come università. Perché noi spesso facciamo, forse gli amici da casa non sanno che facciamo lezione in una ex scuola elementare e i nostri colleghi di lettere addirittura in una palestra della scuola elementare. Ora, non mi sembra dignitoso tutto questo. Ok, e allora ora è il momento di Nistri. Nei compitini a casa per le vacanze che hanno scatenato il putiferio, non avessi mai usato quella parola vacanza, è stata la benzina che ha acceso il fuoco, meglio no, così, salgono gli ascolti, scherzo naturalmente. Ecco, se la regia è pronta, parlavamo di situazioni non pertinenti, non relative al dissesto, però Nistri, faccio appello alla sua sensibilità. Il cittadino molte volte vuole le piccole cose, non le grandi cose, si accontenta anche di quelle, però quando queste cose non vengono realizzate, beh, permettete che il cittadino un po' si irrita a dir poco. È la 20ª volta che mi viene segnalata e segnalo la problematica di via Duca di Genova, tra via Principe Amedeo e via Mazzini. Ecco, abbiamo un lampione, la struttura diciamo in vetro, completamente rotta, pendente, cade a pezzi. Vedete, uno stabile ristrutturato, quindi gli imprenditori fanno sacrifici a realizzare nuovi stabili, i cittadini fanno sacrifici ad acquistarli e a ripopolare il borgo che va purtroppo desertificandosi, e poi guardi lì, sembra una cosa da poco, ma assicuro Nistri che stanno cadendo pezzi di vetro. E non vorremmo che purtroppo qualche giorno dovessimo dare tristi notizie. E queste sono piccole cose, Nistri, possono sembrare anche fesserie, che però hanno una loro valenza. Ripeto, qui il dissesto non c'entra. Così come, se la regia è pronta, abbiamo un'altra scelta, che anche questa nulla c'entra col dissesto, ma c'entra proprio con le scelte amministrative che si fanno sul campo. Via Orazio Flacco, per esempio, era a doppio senso di marcia. Ora è stata resa ad un unico senso di marcia, con il problema che tutta via Plateia si ingolfa, perché mentre le macchine prima percorrevano via Plateia e avevano lo sfogo da via Orazio Flacco per raggiungere via Cesare Battisti, ora devono percorrere buona parte di via Plateia e il primo sbocco, la prima traversa è via Marco Pacuvio. Allora, via Marco Pacuvio si congestiona maledettamente, via Plateia idem, e ancora i ragazzi non sono tornati a scuola.
figuriamoci cosa succederà. Allora, certe scelte, Nistri, come vengono fatte? Con quali criteri? Queste piccole cose almeno troverebbero dovrebbero trovare risposta. Questa un po' come situazione. E poi dicevo, visto che Condemi ha detto, diteci almeno una cosa che avete posto in essere, beh, ce ne dica almeno una. No, ma io se mi posso rispondere... Prego. Rispetto a quello che diceva prima il consigliere Condemi su quanto riguarda le pratiche di condono edilizio, il consigliere Condemi sa benissimo che anche questo è un dato reale, che quando lui era assessore in comunità Taranto aveva 1880 dipendenti, oggi ne ha poco più della metà, e quindi aveva degli uffici che oggettivamente funzionavano meglio, voglio dire, no? Mi sembra una cosa abbastanza vera questa. È anche vera che c'aveva una serie di convenzionati che giustamente allora la legge gli permetteva di potersi prendere per avviare tutta una serie di pratiche, cosa che oggi la legge non ci permette, perché la legge stessa, piace o non piace, non ci permette di prendere convenzionati. Questo è un dato reale, credo che nessuno possa mettere in discussione. Sicuramente saranno più di 5 le pratiche di condono, non so quante sono, ma sicuramente saranno più di 5, saranno più di 5 sicuramente, ma ripeto, c'erano delle motivazioni, perché quando tu prendi una serie di convenzionati, quanti erano, Aldo, più o meno i convenzionati? Guarda, non mi devi tirare. Oh, quanti erano? No, allora domanda, io ti dico che la legge sul condono prevede, indipendentemente, se no continuiamo a falsare i cittadini. Ma quanti convenzionati avevi tu? Lascia stare. La legge sul condono prevedeva e prevede, adesso ti rispondo. Sì, ma la legge di stesso non prevede. Ti rispondo, che noi possiamo assumere, di stesso non c'entra nulla. Non c'entra, perché, di stesso, perché i convenzionati possono avere i convenzionati. Lo sai o non lo sai? I convenzionati, te lo insegno. Lo sai, la legge di stesso ci vieta anche di prendere uno per le pubbliche relazioni. Ci possono avere, possono essere convenzionati per le pratiche di condono edilizio con una percentuale sull'oblazione che viene incassata. Sì, questo quindi, prima del dissesto, oggi noi purtroppo speriamo di uscire dal dissesto. Allora, tornando alla domanda, quindi, è stato quindi stavo dicendo, questo è la verità dei fatti, e noi grandi opere non ne abbiamo fatte, perché noi i soldi che avevamo erano pochi e li dovevamo ridistribuire su ogni quartiere. Io questa cosa voglio essere molto chiaro, ogni quartiere sono fatte tante piccole cose, ogni quartiere ha avuto alcune strade rifatte, ogni quartiere ha avuto dei marciapiedi rifatti, l'illuminazione sono state fatte in tutti i quartieri, perché non abbiamo favorito un quartiere rispetto a un altro, non abbiamo preferito il centro o la periferia, però, o viceversa. Qua un'opera solo significativa, i cittadini tanto se la ricordano, e sono i giochi d'acqua che voi avete comprato, soldi pubblici buttati, perché se noi dobbiamo parlare di grandi opere, i giochi d'acqua sono stati veramente, secondo me, l'emblema di come è stata gestita la pubblica amministrazione in questa città, in cui sono stati soldi presi e buttati, Nistri, vero o non vero? Io dico che sia vero. Noi abbiamo fatto tante piccole cose, tante, con quei pochi soldi che avevamo a disposizione. Io credo che i cittadini apprezzano gli sforzi che questa amministrazione sta facendo, sa che non ci sono favoritismi, sa che non ci sono clientelismi e sa che ogni quartiere, come dicevo prima, noi abbiamo messo, per farti un piccolo esempio, uno spazio giochi per ogni quartiere. In 3 anni ne abbiamo fatti 18. Questo per fare un piccolo esempio. Non abbiamo favorito un grande parco giochi. Le margherite, io finisco, le aule. Io finisco, perché noi il primo bilancio anno 2008, quando avevamo solo 8 milioni di euro per gestire tutto il comune di Taranto, abbiamo investito 1.200.000 euro, scusami Luigi, sulla caserma Rossarolo, perché quella è stata una scelta importante. Cosa facciamo? Più strade o investiamo invece sull'università, investiamo sulla caserma Rossarolo, investiamo sulla città vecchia? Abbiamo preferito più investire 1.200.000 euro sulla caserma Rossarolo. Si vede forse di meno rispetto a 10 strade rifatte? Forse però, sì. Presidenti, però presidenti di circoscrizione Luigi, come Emanuele di Todaro di Paolo VI lamentano il fatto che a dire di Todaro, Paolo VI, dal punto di vista del rifacimento delle strade, fatto. È ignorata, è scarsamente attenzionata, mi passi questa espressione. E poi un'ultima cosa, lei è assessore al decentramento, ma non sarebbe stato opportuno conferire deleghe concrete alle circoscrizioni, di modo che con un minimo budget si sarebbe potuto provvedere alla ordinaria manutenzione anziché ingolfare la mule della macchina amministrativa centrale? Per fare quello che proponi giustamente tu, ci vogliono purtroppo dipendenti comunali che debbano seguire anche questi lavori. Cioè, delegare significa anche dipendenti tecnici, geometri, ingegneri, architetti,
che seguono queste cose. Il comune di Taranto oggi ha due ingegneri, un comune di 200.000 abitanti che ha due ingegneri e uno andrà in pensione a luglio di quest'anno. Rimarremo con un solo ingegnere. Casemma Rossarol, importantissima, noi l'abbiamo consegnata all'università un anno fa, non è che l'abbiamo consegnata ieri, l'abbiamo consegnata un anno fa. L'università ha fatto le sue gare per comprare i suppellettili, avevano avuto problemi con l'Enel, l'università ha avuto una serie di problemi. Adesso a ottobre finalmente l'università aprirà, la Casemma Rossarol ci hanno comunicato che a ottobre finalmente aprirà. Significano 1200 ragazzi che ogni giorno affolleranno in città vecchia, allora, nel Borgo Antico. Un salto ed è una struttura bellissima. Un salto in tribunetta dal nostro giovane amico Germano. Una breve domanda, prego. Gianmarco. Quello che volevo dirvi è, io riprendo un attimo un'affermazione del consigliere regionale Mazzarano, il quale ha detto che giustamente talvolta veniamo etichettati come città, come città inquinata. Ebbene, su questo argomento io un po' di tempo fa, fra i tanti concorsi rivolti ai ragazzi della città, sono stato colpito da un concorso in particolare che chiedeva a coloro che partecipavano al concorso di immedesimarsi nel sindaco di Taranto, prendere un attimo i panni del sindaco. E in tanti temi che io ho letto, poi al di là del vincitore che ha scritto delle cose importanti, ma al di là del vincitore, come dicevo, in tanti temi ricorreva un elemento, ovvero al di là dell'inquinamento, al di là delle cose negative della nostra città, tante cose sono positive e tante di queste idee, a mio parere, nel mio modesto parere, sarebbero concretizzabili. E a questo collego anche un'altra affermazione che ho sentito. Al di là delle telecamere e dei microfoni, ho avuto la possibilità poco tempo fa di parlare con la nota fotoreporter di fama internazionale, potrei dire Letizia Battaglia, la quale anche lei ha detto che nonostante l'inquinamento lei è stata molto colpita dalla città di Taranto, perché proprio nell'animo dei tarantini c'è voglia di rinnovarsi, c'è voglia di valorizzare ciò che abbiamo, tra le altre cose anche le nostre tante tradizioni molto positive. Ok, allora riprendiamo il giro curto, parliamo di UDC, ampliando un po' il discorso, esulando dalla stretta realtà pugliese. Cosa si prospetta all'orizzonte? L'UDC, parlo di politiche, affronterà questa sfida del terzo polo e quindi la vicinanza con l'unione con l'API e con FLI di Fini, però si è visto che pur unendo queste forze, paradossalmente si è avuto un risultato inferiore rispetto al passato, oppure una convergenza in uno dei due poli? Ma innanzitutto va riaffermato un principio, che le ultime elezioni sono state rappresentative di un voto amministrativo, non di un voto politico. E soggetti e esponenti politici come Pier Ferdinando Casini e Gianfranco Fini, io credo che diano il meglio di sé nelle elezioni politiche. Motivo per cui il dato del terzo polo ottenuto nelle ultime amministrative non è sicuramente un punto d'arrivo, ma un punto di partenza. E tu mi chiedi se si rimarrà come terzo polo oppure si deciderà di scegliere una delle due alleanze. Io posso solamente dire che nel passato abbiamo posto dei problemi nei confronti del centrosinistra a causa, da un lato, della presenza di un'Italia di valori, dei valori di guidata da Di Pietro, che assumeva, almeno all'epoca, atteggiamenti, comportamenti, modelli di interpretazione delle regole, stili che non condividevamo affatto. Dall'altra parte, dicevamo pure in maniera molto franca che c'erano delle preclusioni di natura ideologico-culturale nei confronti di una sinistra guidata sostanzialmente sotto il profilo politico della leadership di Nichi Vendola, mentre non c'erano assolutamente problemi ad avere un rapporto molto virtuoso con quella sinistra che fa capo al Partito Democratico, al cui interno ci sono peraltro molti elementi, molti esponenti politici che facevano parte della vecchia Margherita, quindi dell'area della vecchia Democrazia Cristiana. Dall'altro lato, sul versante del centrodestra, avevamo posto il problema della presenza della Lega Nord, che abbiamo visto anche nelle ultime circostanze e continua a rappresentare un problema rispetto ai messaggi devastanti che lancia all'intero Paese e alla classe politica. Aggiungevamo a questo il fatto
che probabilmente per aprire una possibilità di dialogo col centrodestra sarebbe stato necessario che Berlusconi lasciasse il passo ad altri esponenti dello stesso PDL. E Berlusconi lo ha fatto nella giornata di oggi, il Consiglio nazionale ha sostanzialmente decretato, sancito, ufficializzato, formalizzato la guida del PDL nella persona del ministro Alfano, che lascerà, come si sa, la carica di ministro proprio per fare il segretario politico del PDL. Resta però il grave problema della Lega, che continua ad operare in maniera sicuramente diversa rispetto a come noi intendiamo la politica. Va aggiunto sotto questo aspetto che qualche volta restiamo molto perplessi anche rispetto all'atteggiamento del Partito Democratico e ai suoi rapporti con la Lega, perché io, essendo stato parte integrante di quel centrodestra che si è caratterizzato per la propria presenza politica dal 1990, in Parlamento dal 1994 al 2008, beh, non posso dimenticare il periodo in cui la Lega fece il famoso ribaltone e da partito antisistema venne considerato anche dalla sinistra, anche dallo stesso Partito Democratico, un partito col quale si poteva dialogare sicuramente. Ecco, quindi chiedo, personalmente chiedo chiarezza a tutti gli interlocutori politici, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, ma al momento mi pare che la soluzione del terzo polo sia la soluzione preferita, gradita sicuramente da Pier Ferdinando Casini. Come ago della bilancia, e poi chissà, in sede di alleanze potreste essere decisivi. Teniamo presente un fatto, che il terzo polo, presentandosi da solo, riesce comunque ad intercettare un numero di consensi tali da poter ottenere un altissimo numero di senatori, e quindi diventa condizionante proprio al Senato della Repubblica, di fatto costringendo il soggetto politico vincitore alla Camera dei Deputati a chiudere un accordo con noi al secondo turno. Ok, allora Greta, chiamatelo cinismo politico o mastellismo. No, cinismo è una cosa, mastellismo è un'altra cosa. Greta. Sì, allora chiudiamo con questa segnalazione che vuole essere più che altro un auspicio ed è una domanda agli ospiti in studio. C'è infatti la signora Anna che ci chiede e vuole chiedere appunto agli ospiti cosa intravedono per Taranto, ecco, nel prossimo futuro, e secondo loro quale può essere la soluzione migliore nelle prossime amministrative. Ecco, vogliono in qualche modo vadano ad identificare una persona, un nuovo sindaco. Ok, facciamo un salto in tribunetta. Ultima domanda. Sì, io l'ultima domanda, ribadisco la domanda di prima all'assessore Nistri, che Stiamo marcando stretto. Sì, è un'altra domanda, sempre all'assessore Nistri, in relazione alla Città Vecchia. Leggendo i giornali si capisce come il Comune sia proprietario della maggior parte degli immobili che sono situati in Città Vecchia. In questi mesi 50 associazioni si sono andate da fare per chiedere al Comune degli spazi dove poter svolgere attività culturali, piccolo artigianato, eccetera. Dal Comune fino ad ora purtroppo non abbiamo avuto una risposta. Ecco, vorrei sapere. Che cosa? Abbiamo fatto dei bandi per due locali, però. Sì, però diciamo il sindaco, chi per lui, insomma, non ha avuto occasione ancora di incontrarci. Siccome ecco, sia il sindaco che lei, avete detto insomma che l'amministrazione è dialogante. Ecco. Vi ha chiamato il sindaco in diretta per salutarvi, insomma. Beh, no, il saluto è gradito, vorremmo concretizzare, insomma, sì. La pacca sulla spalla non ci basta. No, ci mancherebbe altro. Perché insomma i complimenti non sì, fanno piacere, però trovano il tempo che insomma hanno. Lasciano quindi il tempo che trovano. Sì, sì, anche perché insomma in qualche modo vorremmo anche concretizzare alcuni progetti che sono stati portati sul tavolo, quindi vorrei sapere insomma come l'amministrazione intende sviluppare queste idee nei prossimi mesi. Grazie. Ok, allora Mazzarano, la famosa antica domanda, Vendola pensa più alle mire su Palazzo Chigi che alla gestione della Regione Puglia, e poi questo rapporto conflittuale, questo amore litigarello, ammesso che di amore si tratti, tra i vendoliani e il PD? La fatidica domanda iniziale. No, io credo sostanzialmente questo. Quando un leader politico che è a capo di una giunta e che quindi è automaticamente il leader dell'intera coalizione di centrosinistra, cioè di quella coalizione che ne ha di fatto favorito la vittoria e l'elezione, il successo, lavora
su un altro livello come quello nazionale per alzare la visibilità e le potenzialità di una parte di questa coalizione, si innesca un meccanismo di conflitto che rischia di avere sempre fibrillazioni e difficoltà nell'azione di governo e nella tenuta complessiva della maggioranza. Questo è quello che io credo si stia verificando in modo abbastanza acuto in questa seconda legislatura, ma che si è verificato anche nella prima legislatura, nel primo governo Vendola. Questa volta è più diciamo enfatizzata perché Nichi Vendola ha scelto di svolgere una leadership nazionale riconducibile al suo partito, quindi ad una parte della coalizione, e lo fa attraverso un rapporto dialettico, a volte molto acceso, con il più grande partito del centro-sinistra, che poi è il pilastro fondamentale della sua maggioranza in Consiglio regionale. Rappresentarla così rende le difficoltà, spesso il malessere, e spesso questa difficoltà e questo malessere, io sono d'accordo con molte cose che diceva Euprepio Curto, sono dovute proprio perché c'è un eccesso di distrazione verso la Puglia, cioè si guarda altrove, si ha l'attenzione rivolta altrove e si ha invece meno capacità di guardare a questa regione, tenendo conto che noi siamo entrati in una fase assolutamente straordinaria di ristrettezze, di sacrifici, di tagli terribili che sono arrivati nella finanziaria del 2010 agli enti locali e che con questa ulteriore manovra di Tremonti saranno anche più accentuati i tagli, parecchi miliardi agli enti locali, alle regioni. Quindi noi viviamo comunque in un contesto eccezionale. Questo contesto dovrebbe portare tutti a concentrarsi di più sui bisogni del territorio. Dicevamo all'inizio, a telecamere spente, forse questa è una legislatura di transizione, legislatura regionale. Si ha questa sensazione. Il problema però è che, come emerge anche dagli stimoli che vengono dalle persone che ci seguono a casa, il problema è che non è di transizione per i cittadini, certo, che vivono problemi molto molto acuti in tutti i campi. La tassazione si alza, diventa sempre più pressante, i diritti, dal diritto alla salute al diritto al lavoro, vengono messi quotidianamente in discussione. Questo presupporrebbe, diciamo, un'attenzione maggiore, invece noi abbiamo un'attenzione minore. Il punto del rapporto tra il PD e Vendola, io credo che si giochi sempre su un doppio, binario, il binario della coesione e della competizione. Competizione perché è evidente, noi siamo dentro partiti diversi che hanno, diciamo, ambizioni diverse. Coesione perché sostanzialmente noi abbiamo la necessità di dover condividere una comune responsabilità di governo in Puglia. Forse il salto di qualità si può fare se c'è una maggiore capacità della politica di fare qualche passo in avanti e provare a mettere in armonia questi elementi che senza politica rischiano invece di esplodere. Ok, allora Aldo Condemi, e allora attese queste negatività che lei ha evidenziato circa l'amministrazione comunale attuale, come in positivo far ripartire questa città? Compito dell'opposizione del centrodestra? Beh, insomma, non si può rispondere con una domanda. Non è semplice. Io sono stato sempre dell'idea che qualsiasi soggetto pubblico elettivo, qualsiasi organo di governo locale o ancora più alto,
deve avere un occhio particolare, se non proprio a Taranto, esclusivo nel riuscire, nell'avere la capacità di attirare realtà imprenditoriali, creare i presupposti affinché le imprese possano insediarsi. Perché? Per favorire le imprese? No, non è questo quello che io voglio dire, ma perché più imprese ci sono, più dipendenti ci sono. Se ci sono più dipendenti, ci sono più retribuzioni. Più retribuzioni vuol dire più spesa, vuol dire più pubblicità alle televisioni che assumono altre persone, vuol dire il commercio rifiorisce. E a Taranto, se facciamo un'analisi al di là di parole che non hanno riscontro nella realtà, attendiamo ancora un'opera fatta da questa amministrazione, al di là di questo, Taranto, se vediamo, c'ha un'economia non prosciugata, ormai rinsecchita, che non riesce più a rivitalizzarsi. È essiccata. Allora la prossima amministrazione deve scegliere una persona che possa essere di sinistra, di destra, estremista, tutto quello che vogliamo. Una persona che abbia una risposta secca ad una domanda secca. Lei potrebbe essere della partita? Non lo so, io per il momento mi sono veramente sull'Aventino, abbandonato, diciamo, allontanato dalla politica, non ho più queste intenzioni. Studia il quadro. Allora Nistri, io non le faccio domande perché siamo in conclusione, però vorrei due risposte, sì. Rossarol e spazi per i giovani. Spazi per i giovani. Ho fatto un bando per due locali, veramente già da, penso, 3 mesi fa. Però ovviamente adesso faremo un incontro anche a Piazza Città, non so se loro l'hanno mai richiesto, normalmente quando viene richiesto ha detto l'ufficiale, allora lo organizziamo subito. Sarebbe opportuno che ora al di là di questa situazione prendeste appuntamento. Aspettando. No, io quello che vorrei dire è che qua si continua. Non è che facciamo come aspettando Godot, no, la commedia. No, si continua a parlare di opere. Io non so, consigliere Condimi, quali opere si. Come dire, vabbè, un'opera che l'amministrazione ha posto. Per noi, ad esempio, scusami. Luigi, perché noi, ad esempio, per noi anche aver riaperto il canile sanitario o anche aver fatto il mercatino delle pulci, aver tolto quello scempio che stava giù alla Salinella. Per noi sono opere importanti. O anche magari saldato la ringhiera di Corso Vittorio Emanuele. No. Beh, sì, come no. Voglio dire, per noi sono state opere importanti, con quei mezzi che avevamo sono state... Lei dice compatibilmente... Poi chiaramente adesso partiranno i lavori per il Palazzo degli Uffici, no? Che sarà magari una grande opera che magari il consigliere Condemi si aspetta che un'amministrazione possa fare. Adesso partiranno i lavori per il Palazzo degli Uffici, credo che quello possa essere una grande opera. Mi dicono dalla regia che il tempo è sfumato. Bene. È il momento dei saluti, questa è stata l'ultima puntata di Polifemo, riprenderemo a settembre e mi sento di dover ringraziare tutti, a partire dai tecnici, sono loro i motori di questa trasmissione, non si vedono ma ci sono e come. Ringrazio i registi Enzo Cuccaro e Domenico Caparrotta, in studio i nostri operatori Peppino Stasi e Giovanni Rochira, due preziosi cameraman, e ancora il ringraziamento a tutta la redazione, il ringraziamento a chi lavora appunto dietro le quinte, il ringraziamento all'editore, il dottor Cosimo 40, che sta rilanciando questa televisione, questa emittente, e ha puntato su questa trasmissione. Un ringraziamento a Greta, la sua verve, la sua intelligenza, la sua capacità di contatto e di comunicazione ha davvero arricchito e dato soddisfazione ai cittadini da casa vogliosi di esporre le proprie sacrosante istanze e ragioni. Un grazie di cuore alla Tribunetta e quindi i ragazzi, i giovani, proprio oggi la testimonianza di questo giovane, di questo venticinquenne, la tua maturità che mi ha prodotto il lapsus. E dicevo, ci fa capire che questa città può crescere, possiamo crescere tutti quanti. Ci rendiamo conto, mi rendo conto che questa è una trasmissione tra virgolette scomoda, ma lo dico con orgoglio, essere scomodi è un fatto positivo, se essere scomodo vuol dire la verità e stimolare le istituzioni a far sempre meglio. Questo è il messaggio di Blue Star TV,
Questo è il messaggio di Polifemo, questo è il messaggio di chi crede in un emittente, in una trasmissione davvero libera e scevra da ogni tipo di condizionamento. Grazie agli ospiti, voi siete il sale di questa trasmissione. Grazie a voi tutti, amici da casa. Il vostro impegno, la vostra forza, le vostre manifestazioni di stima e di affetto sono il nostro carburante. Se Dio lo vorrà, ci vedremo di nuovo a settembre con voi, con Polifemo. Polifemo, la trasmissione, la voce libera di questa città. Buonasera.